Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci aspetta una straordinaria mostra tra qualche giorno, esattamente sabato la vedremo, mostra dedicata appunto al grande Monet, padre dell'impressionismo. Abbiamo in collegamento assessore alla cultura del comune di Padova. Salutiamo Andrea Colasio. Pronto assessore, buonasera. Buongiorno a voi, sì. Anzi buona serata ormai. Sì, ormai sì. Allora assessore, siamo già entusiasti di venire a vedere questa mostra, perché questi capolavori del grande Monet nella nostra città veramente ci entusiasmano. Di che mostra si tratta, assessore? È una mostra realizzata dalla Società Artemisia, sì, in collaborazione con il Museo Marmottan Monet, che è il museo che ha ereditato, che ha avuto un lascito nel lontano 1966 da Michel, che era il secondo e ultimo figlio di Claude, che sì, è morto esattamente nel 1966, aveva 98 anni, e ha lasciato al Marmottan tutto ciò che il padre aveva lasciato, quello che non ha venduto quantomeno, oltre 100 opere stupende di Monet, per cui qualche anno dopo, addirittura, questo avviene nel 66, 30 anni dopo, dedicano il museo proprio a Monet. Abbiamo una sessantina di opere in mostra, stupende, esattamente sono 13 di soggetti attorno a Monet, quindi c'è il suo maestro Baudin, c'è Jonkind, che è l'olandese, sia Baudin che Jonkind vengono individuati dal buon Claude Monet come i suoi maestri. Il primo, quando era ragazzino, è quello che gli insegna a vedere con altri occhi la natura, ad amarla. Jonkind è un olandese che lui conosce a Honfleur, dove lui risiedeva, e sostanzialmente è l'uomo che viene chiamato re dei cieli. Goncourt diceva che tutta la cultura estetica del paesaggio passa attraverso Jonkind. E in mostra abbiamo tre bellissime opere di Baudin e di Jonkind. Poi ovviamente abbiamo dei ritratti di Renoir stupendi, c'è un sodalizio strettissimo tra Renoir e Monet, sono proprio fratelli, diciamo che erano fratelli anche nella fame, specie Monet. Sì. Renoir dice, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, dice, sì, sono spesso, quasi sempre a casa di Monet, e aggiunge, non tutti i giorni si mangia. Agli inizi, diciamo, il mondo impressionista è contro la cultura pompier, è contro la cultura accademica, e spesso i loro quadri vengono rifiutati, non hanno un mercato, quindi diciamo che moltissime lettere di Monet sono richieste di soldi all'amico Basile, e Courbet lo aiuterà anche Manet. Diciamo che solo negli anni 80 Monet riesce a raggiungere una sicurezza economica. Ecco, poi abbiamo dei ritratti molto belli, uno è realizzato da Rudin e un altro da Alexandre Chevalut, e sostanzialmente sono opere interessantissime che ci raccontano Monet a 25 e a 27 anni. Poi abbiamo una cosa eccezionale, una tavolozza originaria di Monet, i suoi occhiali, e poi abbiamo le opere del periodo di Argenté, quindi abbiamo la neve, la passeggiata, è un capolavoro che è la primavera tra gli alberi. E poi abbiamo delle opere stupende, la casa dei tetti rossi realizzata in Norvegia, siamo nel 1895, quando ormai ha compiutamente affinato la tecnica e lo stile pittorico impressionista. E poi ovviamente la parte più importante della mostra è quella dedicata agli ultimi anni, e quindi qui abbiamo, intanto abbiamo le vedute di Londra, che sono stupende. Sì, Tamigi. E lui dice una cosa molto chiara, dice: io non dipingo, a me non interessa l'oggetto, mi interessa che è un pretesto, ma ciò che è intorno all'oggetto, quindi l'aria. Il problema è che il gioco tra aria e luce è qualcosa di estremamente mobile, volubile, quindi è difficile trasporlo sulla tela, tanto vero che lui è per definizione il pittore en plein air, ma è anche il pittore che è convinto che va trasposto sulla tela. Pensate al suo capolavoro, quello che diede il nome al movimento impressionista, quindi Impression Soleil Levant, no? Che lui espone nel 1874 alla prima mostra degli impressionisti in Boulevard des Capucins, numero 15, che è l'atelier di Nadar, sostanzialmente, sì, grande fotografo. Sì, sì. Ecco, quello è un quadro che viene
è uno scandalo, perché secondo la critica non c'è addirittura Louis Leroy, che è il critico che darà il nome al movimento impressionisti, dice che una carta da Parati è meglio definita, quindi viene considerato la sua pittura, che è la pittura della sensazione, dell'impressione, dell'emozione. Lui dice spesso: io voglio dipingere l'aria. Voglio dipingere l'aria in cui vivono i battelli, le case, i ponti. L'aria è bellissima. Poi teorizza che l'aria è colorata. È chiaro che poi c'è tutto un retroterra culturale. Comunque è un bellissimo dialogo con dei grandi capolavori. Abbiamo delle ninfe, abbiamo il ponte giapponese, siamo quindi a Chiverny, dove lui trascorse gli ultimi 40 anni della sua vita. Abbiamo le rose di Chiverny, abbiamo tantissime opere appunto del periodo delle ninfee. È una mostra meravigliosa. Non capita tutti i giorni di avere i capolavori di Claude Monet a portata di mano. È una mostra realizzata da tre curatrici eccezionali, che sono le curatrici del Museo Marmottin, e conseguentemente è una mostra di grandissimo rigore storiografico, ma soprattutto ci racconta una storia, perché si parte appunto da Baudin. Chi è Baudin? È l'uomo che ha insegnato al buon Monet ad andare oltre alle caricature. La Monet allora aveva 15-16 anni, era bravissima a fare caricature, che addirittura vendeva a 20 franchi, lui era orgoglioso, ed addirittura un giorno disse che lui andava a guardarsi le sue caricature nelle vetrine a Rue Paris di Gravier, che è una cartolibreria, e diceva: c'erano delle cose orribili attaccate vicino alle mie caricature, che un idiota usava persino firmare, quel mascalzone di Baudin. Ecco, Baudin sarebbe diventato il suo maestro, e con grande onestà intellettuale il buon Monet disse: mi ha insegnato ad aprire gli occhi, perché tutta la pittura impressionista è incentrata ovviamente su una diversa e nuova, inedita teoria della percezione visiva. L'uso dei colori puri, l'uso della tecnica del pennello, tutte le acquisizioni scientifiche dell'Ottocento rispetto ai colori puri e complementari. È un mondo, e Monet ovviamente è l'uomo, come diceva il buon Rodin, con cui fece una mostra nell'89. Abbiamo anche delle opere di Rodin regalate da Rodin, perché c'era un rapporto stretto di amicizia tra loro due, e Rodin diceva: Monet ha messo l'aria nei paesaggi. Questo è bellissimo. Certo. E poi la cosa divertentissima è che Monet insisteva moltissimo sulle sue ossessioni pittoriche. Cioè, pensate alle ninfee, no? Che oggi poi il suo sogno, voi sapete, poco dopo la sua morte i suoi 12 pannelli vennero messi all'Orangerie, e poi sostanzialmente, che poi è un po' l'apice della sua gloria, perché è lo stesso Clemenceau che le porta lì, è come dire, uno che era stato refusé reiteratamente al Salon si vendica, e le sue opere fanno parte della grande storia francese. Insomma, ecco, la mostra ci racconta molti particolari interessanti, ci offre delle opere assolutamente eccezionali, proprio perché il Museo Marmottin è per definizione il grande museo di Monet. Sì. Io consiglio a tutti: venitela a vedere, perché non succede tutti i giorni di avere 50 Monet a portata di mano, e quei Monet soprattutto. Certo. Perché sapete che Monet non aveva mai venduto quelle opere, perché le riteneva le opere più belle, più importanti, e le aveva lasciate in eredità al figlio. Il figlio un po' le ha vendute e un po' le ha donate nel 66 al Museo Marmottin. Quindi andiamo a vedere i capolavori da cui lui non voleva mai separarsi. Certo, veramente. Allora, abbiamo un messaggio, assessore, che dicono: ma come passa Monet dalle caricature a questa ammirazione per il paesaggio? Ecco, anche questo, ecco, qualcuno si chiede. Ci passa proprio perché Baudin gli dice: sei molto bravo a fare le caricature, io ne ho viste alcune, l'uomo farfalla, il notaio, era bravissimo, anche perché aveva avuto un bravissimo maestro di disegno, allievo di David, al liceo di Le Havre, si chiamava Auchard, era veramente molto bravo, anche se
Claude Monet l'utile ne parla poco, poi lui ovviamente grazie a Baudin imparò a guardare la natura. Tenete conto che in quella fase storica c'era stato il romanticismo inglese, quindi Turner, Constable, e soprattutto pochi anni prima c'era stata due grandi filoni culturali, il realismo, di cui Courbet amico di Monet è, lo aiutò anche finanziariamente, è il principale protagonista, e poi sostanzialmente abbiamo il grande filone che si riconosce nella cultura del paesaggio, l'École de Barbizon, dove certo. Penso a Rousseau, penso a Millet, il geniale Millet, penso a Della Pigna, sono quei grandi Daubigny, sono quegli artisti che sostanzialmente decidono di rompere gli schemi tradizionali, non si dipinge più in atelier al chiuso, senza con la luce artificiale, ma si va a Fontainebleau, nella foresta, per confrontarsi con la natura e la luce e l'aria. Ecco, Monet si iscrive, si inserisce in questa storia, in questo percorso, e capisce sostanzialmente che deve superare le caricature. Lo capisce certo. Andando anche all'École Suisse, andrà all'École Suisse, sì. Dove conosce tra l'altro Pissarro, poi andrà all'École d'Aglair, dove conosce Sisley, conosce i grandi Renoir, sì. Suo amico fraterno. Ecco, per esempio, di Renoir in mostra abbiamo delle opere stupende. Benissimo, allora sono opere iconiche, appunto con le celebre ninfee, 60 opere in tutto, appunto, il padre dell'impressionismo. Imperdibile. Grazie assessore, grazie, ci vediamo, grazie assessore, grazie, arrivederci.